valorizzare e innovare il capitale umano della pubblica amministrazione italiana. È questo l'obiettivo di Unitelma Sapienza, l'università telematica a misura di dipendente pubblico. I circa 3.300.000 lavoratori che operano in questo settore rappresentano infatti il target di riferimento di Unitelma Sapienza. Secondo gli ultimi dati della Ragioneria Generale dello Stato, il 16,6% dei lavoratori del pubblico impiego ha conseguito un titolo universitario triennale, l'11,8% una laurea specialistica o del vecchio ordinamento e il 3,4% un titolo post lauream. L'innalzamento del livello di istruzione universitaria della PA italiana può contribuire a creare una classe dirigente preparata, in grado di stimolare la competitività del nostro sistema paese. Unitelma coniuga la tradizione di oltre 700 anni dell'Università La Sapienza con l'esperienza conseguita in quasi 50 anni dal Formez nel settore della formazione dei dipendenti pubblici e con la capillarità sul territorio del sistema Poste Italiane. Sono queste infatti le tre realtà che compongono il consorzio Unitelma Sapienza, nato nel 2010 per promuovere attraverso Unitelma la ricerca e lo sviluppo di nuovi metodi di apprendimento, con particolare attenzione alla riqualificazione di dipendenti pubblici e privati. Vorremmo sperare che tutti coloro che lavorano nella pubblica amministrazione, a parte i ruoli esecutivi, abbiano un titolo universitario. Il modo migliore oggi è quello delle università telematiche, permettono di studiare quando si vuole, come si vuole, in una modalità innovativa. Spesso le lezioni telematiche sono più interessanti delle lezioni in presenza. Questa è la missione di Telma. Punto di forza di questo Ateneo è la possibilità di iscriversi in qualunque momento, di seguire le lezioni ovunque, direttamente dal proprio computer, venendo incontro alle esigenze dello studente. L'offerta didattica va dai corsi di laurea di primo e secondo livello ai master e ai corsi di aggiornamento professionale. Per l'anno accademico corrente, Unitelma propone 2 corsi di laurea nell'ambito della Facoltà di Economia, 3 corsi di laurea nell'ambito della Facoltà di Giurisprudenza, 4 master di primo e di secondo livello. Per comprendere la modalità di fruizione è possibile scaricare dal sito di Unitelma la demo di una lezione online. L'Università Telematica Non Statale Unitelma è promossa dal Formez e istituita dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 122 del 26 maggio 2004 e i suoi corsi di laurea sono accreditati ai fini del rilascio dei titoli accademici conseguiti. La Sapienza non poteva rimanere fuori da questo tipo nuovo di formazione e quindi siamo diventati soci dell'unica università telematica pubblica che è Telma, che quindi prende il logo Telma Sapienza. Naturalmente questo comincia nei settori nei quali questo è più consolidato e possibile, gli ambiti giuridici, economici, ci estenderemo a quelli politici, ma pensiamo di estenderlo anche per esempio alle lauree sanitarie. Oggi vi è un deficit di formazione nell'ambito delle scienze infermieristiche molto grave e allora basta fare una convenzione con un ospedale importante, di quelle dove vi è un buon staff medico e quindi buone possibilità educative, attraverso la modalità telematica è possibile fare la parte teorica. I dipendenti pubblici non iscritti ad altra università che vogliono frequentare i corsi di Unitelma usufruiranno di una riduzione del 50% sulle tasse universitarie. Se il dipendente è donna, ulteriori sconti del 10%. Ulteriori riduzioni del 10% se il dipendente ha almeno 2 figli a carico. Previste inoltre delle borse di studio per i dipendenti pubblici nuovi iscritti più meritevoli. Con Unitelma Sapienza tu cresci e la PA migliora.